Il sito di Elea Velia diventa accessibile e visitabile a tutti. Nel parco archeologico di Ascea la cultura dunque non ha più ostacoli. È stato inaugurato nei giorni scorsi un nuovo servizio che per i prossimi mesi estivi consentirà anche ai visitatori con difficoltà motorie di visitare il parco a bordo di un veicolo elettrico. A presentare l'iniziativa la direttrice Giovanna Scarano, alla presenza del sindaco di Ascea Pietro D'Angiolillo, del vescovo della diocesi di Vallo della Lucania Ciro Miniero, del colonnello Guariglia, dei carabinieri del parco e di una nutrita rappresentanza di visitatori diversamente abili, pronti ad inaugurare il veicolo. Il servizio sarà attivo per questo mese di luglio, agosto e settembre, partirà dalla biglietteria e sarà a disposizione di quanti effettueranno la prenotazione. Sì, è un momento molto bello perché fanno cadere le barriere che possono sorgere, non per volontà di nessuno, ma la storia, la cultura ha bisogno poi di essere mediata e allora ecco questo momento molto bello in un luogo straordinario nel quale noi ci troviamo questa mattina. Quindi ringrazio veramente la direttrice del parco, la dottoressa, che veramente sta curando con tanta attenzione questo sito. C'è ancora molto da fare, il commento degli utenti con disabilità, ma è sicuramente un ottimo punto di partenza. Sì, è un'iniziativa che la dottoressa Scarano ha voluto mettere in campo già in diversi musei dove lei è la direttrice. Si è sperimentata l'accessibilità. Qui è un primo passo rispetto alla usabilità del parco archeologico di Velia, anche se dobbiamo migliorare ancora, perché ovviamente i servizi per quanto riguarda le persone con disabilità, sia per quanto riguarda quella motore ma anche psiche e sensoriale, ovviamente c'è molto da fare. L'occasione è stata utile anche per ricordare il lavoro svolto per la valorizzazione del parco, in parte ancora off limits dopo l'incendio di 2 anni fa. Il sindaco D'Angiolillo per Portarosa è pronto a chiedere l'intervento del Ministero. Beh sì, questo è un momento importante, ma ce ne sono tantissimi che sono ancora molto più importanti. Per esempio, non possiamo tenere ancora Portarosa chiusa, inaccessibile. Questa è una cosa con cui noi dobbiamo confrontarci. Io come amministrazione parlerò sicuramente con il polo museale, parlerò anche con il ministero, perché non è possibile tenere ancora chiusa e non sappiamo le motivazioni, non sappiamo ancora il perché, soprattutto non c'è una perizia o un qualcosa che ci dice di questa pericolosità, quindi effettivamente noi non possiamo continuare in questo modo. Qui è nata la filosofia, qui è la culla della razionalità con Parmenide e con altri personaggi storici di importanza fondamentale, quindi è necessario che tutti facciamo la nostra parte, ma che soprattutto il Ministero faccia la parte più importante, quella di rendere accessibile tutti i luoghi di questo sito.